Bene, allora, finora abbiamo solo fatto la parte del, del front end, no? quindi sappiamo come si fa con HTML5, ma il nostro form non fa nulla, non sottomette nulla. E chi è che adesso dovrebbe occuparsi di prendere i dati e fare qualcosa con i dati? Il server, cioè Flask. Quindi in questo pezzo vedremo com'è che si fa, com'è che, com che si va a integrare il form e i dati presi dal form con flask no. voi mi sentite bene? perché, boh ho l'impressione che questo qua non funziona ma, ok ehm... niente, allora guardate che da questo pezzo di codice sembra una cosa molto molto facile, molto intuitiva, no? per dire questo age qua, cosa Possiamo intuire che sta facendo, si prende dal request che ci sta arrivando e dal form il campo age, quel campo age, diciamo, perché si chiama age? Perché dall'altra parte nell'html noi abbiamo specificato quel nome e quell'id di age, quindi lui si prende quel valore lì e basta. Eh, voi sapete la differenza tra farlo con questo form e eh, quelle parentesi eh, quadre h e farlo con .getH, che in un caso se non esiste quella, quella chiave lì crasha, mentre nell'altro con get.H gestisce il fatto che non ci sia quella chiave lì. Poi facciamo un esempio così si, eh, nella pratica come com funziona. ma eh, Ah, appunto. Eh, se non esiste, allora butta un key eh, eh, error se lo facciamo con, con la parentesi quadra, mentre invece se lo facciamo con get eh, fa un http 400, cioè ci indica che quel sito, che quella pagina lì non esiste, ma sempre tutto tu, sul browser. Non è che crasha, né, ci butta quel log di errori lì, ma ci manda su un'altra pagina che dice la risorsa che stai cercando di prenderti non esiste, ok? E questa è questa la differenza e quello che dicevamo prima nel senso che si possono fare anche eh, qualche validation no, non è che si può si deve anche fare qualche validation dalla parte server per sapere che i dati che ci sono arrivati dal form sono giusti eh, a seconda da, da come funziona l'applicazione dalla business logic dell'application, capire se, cosa fare con quei dati eh, e basta e giusto per capire che adesso lo faremo proprio lì su, sull'applicazione ma giusto per capire cosa ci è arrivato e eh, se i dati ci sono arrivati bene dal front frontend si può, si può usare o conviene usare questo app logger che è un logger che ci dà eh, flask e eh, niente che ci serve a stampare lì sulla console i messaggi d'errore i messaggi di warning che quando non è proprio un errore ma c'è qualcosa che non va o sta succedendo qualcosa che non ci aspettiamo che vada così allora si può mettere come un warning o eh, di informazione o di debug ok ora vi faccio vedere come funziona quello e vedremo anche come si fa a caricare i file quindi al posto di Facciamo vedere le slide, vediamo sul, su Flask com'è che si può fare tutto il processo che abbiamo fatto finora dalla parte HTML, dalla parte front-end fino alla parte back-end, cioè la parte Flask, ok? Quindi qua ce l'ho il sito che avete fatto diciamo non l'ultimo, ma quello con cui avete fatto la prima parte, mi sembra l'esercizio che era boh, questo qua. E magari possiamo. Anzi, va bene. Se tolgo questo giusto per, per chiarezza, così sì, non abbiamo quell'immagine lì. E io vi propongo di provare a fare oggi un form per le recensioni. Che è l'unica cosa che mi viene in mente che possiamo fare con questo. Con questo tipo di sito e, e niente, vediamo come farlo. Allora, se volete, per semplificare, possiamo farlo sempre qua, in questa stessa pagina. E, altrimenti, diciamo, l'alternativa sarebbe quella di creare un link. Eh, per creare una nuova recensione, ma direi che per ora, giusto per perché non so se riusciremo a fare tutto da qui fino alla fine, quindi facciamolo qui, facciamo il form qui. Eh. Eh, allora. Ok, prima di tutto, qua come campi cosa vi viene in mente? Cosa possiamo mettere come recensione? Forse un nome utente? Sì, un username ci sta, che in questo caso cosa sarebbe? La matricola, forse sì. La matricola, un nome utente. Ah, ok, sì, perché questo è pensato per gli studenti del Politecnico, no? Ok, quindi facciamo che non sia con lo username ma che sia il nome e il cognome, quindi non è anonimo, ma sì, si sa chi ha fatto la recensione. Quindi facciamo sì, eh, nome e cognome, eh, la matricola, forse eh, la mail, direi di no perché boh, a cosa serve mettere la mail, eh, ovviamente la recensione no? Che nel nostro caso cosa sarà quella recensione lì? Sì, potrebbe essere un'area una, un di testo, ma anche, volendo, potremmo farla con, un, con dei radio button, no? sapete quali sono questi qua? sembra sia così eh, so. perché manca, manca il label ma sono questi qua capito e perché potrebbe essere utile questo io me la pensavo per aggiungere anche un valore numerico no tipo come valuti il servizio della mensa eh, che uno possa mettere da 1 a 5 e in questo caso questo componente qua ci serve perché quando ci, sono, quando ci sono molti radio button si può scegliere solo uno, no? Non è come il check box che, si, che se ne possono scegliere tante, tante alternative, ma in questo caso scegliete solo uno. Quindi se volessimo oltre, oltre la recensione scritta dall'utente avere anche un, una valutazione numerica, secondo me questo potrebbe essere il componente da, da usare. Quindi volendo anche quello, eh, basta, no? Vi viene in mente qualche, altre, uh, qualche altro campo da inserire? Direi di no. Il data A, ah, sì. sì. Solo che sì, nel, nel caso, nel senso del... Diciamo, per la data, non è qualcosa che inserisce l'utente, ma che il sito diciamo, gestisce in autonomia. no? E pensate che quando voi fate che ne so tipo una valutazione su amazon non è che aggiungete la data in cui state facendo la valutazione ma aggiungete solo i dati che voi come utenti potete inserire e poi c'è il sito che si prende la data e la gestisce in autonomia o la calcola dall'altra parte quindi, sì, in questo caso direi che la data possiamo lasciare stare ehm, ok quindi niente partiamo dalla parte front end quindi facciamo oh, la stessa cosa che avevamo fatto prima e poi andremo eh, sulla parte di backend. Quindi come action, qua, io farei così, no? per specificare che andremo a creare una new. Questo è arbitrario, no? sono stato io a scegliere di mettere questa URL. Ma ha un senso: ha il senso di dire che sulla collezione, sulla lista di recensioni, noi andremo a creare una nuova, una new eh, eh, recensione. Ok? Esiste, esiste questa qua? No, non ancora. E poi andremo a crearla e poi sappiamo che. Qua si fa con un post. Ok? e cos'altro dobbiamo mettere per forza il button sì che ha questo type submit ehm facciamo che c'è il nome e il cognome in un solo campo giusto per farlo più, più semplice solitamente non è così eh, c'è sempre un campo per il nome e un altro per il cognome ma facciamo nome e cognome in questo, in questo campo qua e E secondo voi questo nome e cognome è required o non required? È obbligatorio, ha senso che sia obbligatorio, no? Per non consentire di fare delle recensioni anonime, ma diciamo che è obbligatorio indicare il nome e il cognome dell'utente. Quindi per farlo required, facciamo required, ehm... ha senso mettere anche un mean length, cioè una lunghezza minima. Sì, che potrebbe essere, non lo so, tipo il nome e il cognome, quanti caratteri minimo, è difficile da calcolare, no? Perché diciamo, i nomi in italiano hanno una certa lunghezza, ma eh, per dire voi usate solo un cognome, noi usiamo due, quindi lì c'è una lunghezza diversa, ma facciamo che meno di 10. Boh, faccia, facciamo finta nulla e facciamo un max e un max non saprei, boh, 100. Quindi avete visto? Quando uso meno di 10 e faccio invia recensione, lui mi fa usa almeno 10 caratteri. Ok? Chi è che ha inserito questo messaggio qui o com'è che è comparso proprio questo messaggio qui? Il browser. Ok? Il browser che ci ha gestito questa, questa validation. E succederebbe la stessa cosa se io mettessi qua più di 100 caratteri. Ci sarebbe, ci sarebbe lui a dirmi, eh, guarda che devi usare meno di 100 caratteri. Ok? Ehm c'è un altro che si chiama pattern che c'era qui prima che penso venga messo così e che ci serve a dire, ah ok, quindi ci consente di inserire, per dire, numeri, ma poi quando cerco di sottomettere quel valore lì, mi fa, fa la validazione e mi dice no perché non rispetta quel pattern lì, perché in questo pattern ci sono solo le lettere dalla A alla Z, eh, minuscola e maiuscola, ok? Eh, non lo so questo qua non lo so di precisa non lo so eh, so che funziona così ma quell'8 di preciso non lo so eh, ah forse per la codifica sì potrebbe essere sì dice che sia sì la lunghezza ma Proviamo a fare eh, un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quindi questo, sì. Sì perché qua non ci fa niente sulla lunghezza, diciamo su questo attributo max length, ma lo fa su questo qui. Quindi sì, in teoria dovrebbe essere quella lunghezza. Facciamo 2. Sì, che a quel punto ci sostituisce questo qua, questo min length e max length. Ma quindi visto che abbiamo già usato questi qua, vediamo se togliendo questo, eh, e niente qua nel pattern eh, lasciamo solo il tipo di dato che, che si può inserire. Ehm... Bene, nome e cognome. Ci sta? Cosa ci manca qui? Importante. Guardate che qua c'è il for, ma di qua non c'è l'id, ok? Quindi id. E cos'altro ci manca? Il name. Allora la convenzione che io userei e che vi propongo anche a voi di usare sarebbe questa, il for, diciamo l'id o nell'id specificare il tipo di campo che c'è, no? il tipo di, di field, cioè txt perché questo è un testo e poi nel name possiamo lasciare, diciamo, lasciare stare il tipo di campo perché qua ci interessa cosa ci rappresenta quel dato, concettualmente quel dato cosa sarebbe, capito? E perché poi vedrete questo name, l'avete già visto, no? Quando abbiamo sottome sottomesso il form e quando abbiamo usato il get, avete visto che eh, si identifica ogni valore che ha inserito l'utente con, con quel nome lì. Ve lo ricordate che prima c'era eh, username uguale qualcosa, quindi questo nome e cognome sarà, diciamo, quando venga sottomesso, andremo a prendere il valore di quel campo usando questo name, ok? Quindi nome, cognome, facciamolo. Okay. Eh, bene. Eh, ok, c'era questo. Eh, Cos'altro? La matricola. E in questo caso con la matricola cosa facciamo? Lasciamo questo come testo o come number. Il number non va bene perché secondo me iniz inizia con S qualcosa, no? Quindi se fosse solo number eh, dovremmo togli eh, togliere lì quella... quella quella S, quindi per forza dobbiamo lasciarlo così, e qua TXT, matricola, e questo qua sarebbe matricola, e qua invece c'è quanti numeri ha la matricola, 6 più sarebbe. Possiamo lasciare Min e Man e Max 7, no. Non so se ci sia uno che sia solo length. No. E... Ok, invece questo pattern qua non va bene no? Perché questo non ci consente di aggiungere numeri, ma sol prende solo solo delle lettere quindi questo qua non ci serve si sì, si può aggiungere anche per prendere ma a questo punto direi che così ci va bene e basta anche questo è required ha un min length, min length max length e basta ok e qua e test e questo qua invece Okay, eh, questa... ah, ok, e qua c'è questa ok. Invece questo text field come si fa? Voglio che qua è il posto di Input. Ehm. Sì, e questo qua si chiude. Perché con l'input, guardate che l'input, sì, c'è questa differenza, no? Guardate che l'input si apre ma non si chiude. Eh? Vedete che qua non, non viene chiuso, non c'è tipo un tag slash input. E invece con il text area è diverso. Anche con il label, no? E con il label perché è diverso? Perché all'interno di, di quei due tag viene messo il testo proprio che eh, si fa a visualizzare con, con il, come text label e anche con questo text area la stessa cosa perché volendo io potrei Guardate. aggiungere qualche testo di default no? eh, per dire scrivi Okay? Che questo è diverso da un placeholder. Solitamente questo non si fa perché non è che si aggiunge un, un valore di default. E se io volessi fare qualcosa come questo, userei quella proprietà placeholder che ce l'aggiunge lì, ma, ma come placeholder, non proprio come value, non proprio come, come contenuto. Ma giusto per farvi vedere che quando c'è un text area c'è quella possibilità. Dovete ricordarvi di chiudere il text area. Okay? L'input non si chiude, si apre diciamo che non c'è chiusura invece con il texteria c'è anche con il button perché guardate che il button al suo interno ce l'ha questo questo testo in via recensione anche sì e anche con i label ok scrivi la tua ok quindi togliamo questo qui diciamo che questa qua è required e... e qua c'è questa proprietà rose che se non ne sbaglio ci serve a indicare il numero di righe no quindi al massimo Diciamo non al massimo, ma di default ci mette tre. ok? Quindi guardate che qua c'è una tre righe lì quando si visualizza quel componente lì. Poi se, se continua a fare, a fare spazio, continua a, fa, continua a crescere questa, questo campo, ma di default o oh, all'inizio ci fa visualizzare o oh, da questa dimensione di tre righe a questo componente, ok, e poi c'è questo componente qua che ci consente di allungare il, il form volendo si può anche disabilitare quello o nasconderlo ma per ora diciamo che va bene così diciamo non va bene nel senso che è bruttissimo e... bene. proviamo a sistemarlo un po' e usiamo Vediamo se copiando e incollando questa riusciamo a sistemare un po', quindi c'è questa class, B3. quindi andiamo a Se funziona un po'. Mm. Ok, perché ci manca ancora questa classe qui da aggiungere? E c'è quest'altra class: control. Okay, si, sì, qualcosa è cambiato. Ciao! Sono Siri. Come ti posso aiutare? Poi c'è. Non mi sembra di avere. Poi c'è questo qua. Mm ok dove eravamo quindi questo ok fin qua c'erano con text matricola e ci manca solo questo Okay. Boh, un po' meglio, no? Ovviamente ci occupa tutto, ma diciamo così: visivamente eh, no, eh, mette una cosa dopo l'altra e, e niente, si capisce di più come se fosse. E a questo, in via recensione, secondo me possiamo applicare una class. What? Mi sembra che si chiama. Ok, poi questo button primary. Ok, quindi questo è il nostro form ovviamente questo form dovrebbe essere messo all'interno di un div, di un container in modo che non arrivi, diciamo, fino a, diciamo che non occupi tutto lo schermo ma boh, voi sapete come si fa, che si fa il container bene, e, e finora ci funziona nel senso che se io aggiungo qua il nome e cognome perché questo formato non va bene Non so cosa c'è qua con il pattern forse è necessario, forse è necessario quel, quel 8 e specificarlo qua quindi facciamo così No, lì c'è qualche errore con questo pattern. Oh, un attimo lo tolgo, e... ok. Quindi sì, c'è qualcosa da, eh, lì da controllare col pattern. Poi se c'è tempo controlliamo. Eh, per ora volevo farvi vedere che è un campo required: è eh, un campo che ha una lunghezza minima e una lunghezza massima, e eh, che quando eh, uno dei due parametri, uno dei due attributi non, non viene soddisfatto, allora ci fa vedere quel, quel messaggio lì. Poi, quando il valore, ovviamente questo è un valore, un valore bruttissimo, ma quando il valore è giusto da quello che abbiamo specificato noi, ehm, allora eh, non butta più una, un errore di validazione su quel campo, ma sul campo successivo. In questo caso neanche la matricola poteva essere vuota, quindi possiamo aggiungere qualcosa di questo genere e poi sempre sulla recensione eh, dobbiamo aggiungere qualcosa ok? quindi lì solo fino a quel punto quando fa tutte le validazioni sottomette il form in questo caso l'ha sottomesso cos'è che non va? non va che non esiste questo indirizzo Ok, Flask non sa come gestire questo indirizzo recensioni new, che è stato quello che abbiamo aggiunto alla, come action del nostro form. Okay? Ma fin qua la parte front end ci sta. Poi secondo voi cosa dobbiamo andare a implementare o a cambiare? Com'è che si crea un endpoint dalla parte di Flask, dalla parte server? su quale file? Sì, eh, sì, ma cosa intendi per il parametro? Quello da sì, solo che in questo caso, perché no, non so se mi state parlando di quello, ma per dire, quando c'è quell'endpoint che vi porta a un singolo post di quello che avete fatto voi, allora il parametro arriva nella URL, no? In questo caso non arriva più dalla URL, no? Perché appunto non usiamo più il metodo get, ma usiamo il metodo post, che manda i dati, ma non li manda aggiungendoli alla URL, ma che li manda, diciamo, sotto, nascosti, capito? Quindi sì, diciamo, sarebbe così, solo che cambiano certe cose, per riuscire a gestire un qualcosa che ci arriva con post. Quindi qua cosa mettiamo come root? C che in questo caso era new ok e poi aggiungiamo si vede bene questo, questo. ok e, e poi aggiungiamo qua una funzione no in questo caso non sarà più index ma new e new. E... Eh, boh per ora. Quindi per ora abbiamo questo, no? E poi vediamo cosa facciamo con il return, ve lo spiego dopo, ma la prima cosa, diciamo, da capire su questo endpoint, che non so se l'avete la, fatto già l'altra volta, diciamo, di default questi endpoint sono endpoint get, no? Per questo che quando andate su l'URL che non ha niente, allora fa un get e... Come risultato se prende va e fa il render template dell'index, ok? Perché è stato fatto un get. In questo caso noi vogliamo gestire anche delle richieste che non sono sempre delle richieste di tipo get, ma anche di tipo post, perché sono quelle che ci arrivano dal, dal, dal form. Quindi il modo per fare questa cosa è. Methods. Post, cosa vuol dire che que questo endpoint si aspetta delle richieste di tipo post? Ok? Secondo voi cosa fa questo, questo pezzo qui? Alla richiesta che ci è arrivata andiamo a prenderci il form. Questo form cosa ci restituisce? Un dizionario con un dizionario che ha due cose, no? il, diciamo, tutti i dizionari hanno un key value. Quindi il key cosa sarebbe? o i key del nostro form cosa sarebbero? Diciamo il nome che abbiamo dato ai nostri campi, no? Quel name che abbiamo dato ai nostri campi e il value, il valore che ha inserito l'utente. Ok? Quindi con questo request.form andremo a prenderci il form ma ehm, a modo di dizionario con i key value, ok? Per poter fare questo bisogna qua importare request Questo request sarebbe un modulo di flask per gestire appunto i request che arrivano sul, sul, sul lato server. E... e poi proviamo a fare... Allora se questo post è un dizionario, com'è che vado a prendere i valori che ci sono all'interno di quel dizionario? Qual è la sintassi per andare a prendere le cose che sono in quel dizionario? È un dizionario Python, quindi com'è che si prendono le cose che ci sono lì? Con le parentesi quadre è un'alternativa nel cui caso io farei post. Ehm... E qua com'è che si chiama? Facciamo un primo test con questo nome e cognome, ok? Vediamo se ci arriva. Post, e eh, ovviamente questo mm. ok. Ok, quindi ve lo ricordate anche che prima vi ho parlato di questo app logger che serve a stampare dei messaggi nella console per fare il debug di cosa sta succedendo con l'applicazione. Quindi qua per capire se il nostro form sta funzionando e il nostro form è in grado di inviare delle cose dal lato server, quello che farò sarà prendere il post, oh, che qua in realtà non è post ma è recensione. E stampare questo valore qui, ok. Ehm... Vediamo se funziona. Quindi per, per capire se funziona, cosa doveva succedere qui? Ah, ok, cos'è successo? Guardate che ha stampato due valori, diciamo, io ho messo come nome e cognome Juan Paolo, quindi è andata, nel senso che qua mi stampa Juan Paolo. Quindi questo vuol dire che dalla parte Flask riusciamo a prenderci quello che ha inserito l'utente, diciamo nell'HTML. Comunque c'è stampato anche questo hola che dovrebbe corrispondere alla, alla recensione. Perché? No, ma questo hola. Ah no, questo era messo lì prima, mi sembra. Ah no, perché c'è qua, c'è un altro messo a caso. Ok, quindi questo cosa vuol dire? Diciamo, sembra, sembra un pezzo piccolo di codice, ma è importante, nel senso che ci aiuta a capire, eh, vi consiglio anche di fare così in lab, fare, fare incrementalmente lo sviluppo, no? Fate prima la parte HTML, fate i campi. Ehm, Controllate di aver messo bene eh, l'ID, eh, il label e tutto quanto sui campi e poi cosa si fa dopo? Sulla parte flask andate a, prima a creare questo endpoint, qua abbiamo creato un endpoint, o, sì, un indirizzo, una URL che si chiama recensioni new, new o che ha questa, questa, questo path e, e poi abbiamo detto che questo indirizzo si aspetta delle chiamate HTTP di tipo POST. Delle richieste di tipo post. Poi, una volta arriva quella richiesta, noi riusciamo a prenderci il contenuto del form tramite questo diciamo questo elemento request che è un elemento standard di quel modulo Flask e punto form. Ok, e una volta diciamo assegniamo quel, quel request.form a questa variabile recensione, possiamo andare a consultare quali sono stati i dati.

No, e sarebbe quella l'idea, no? Perché, per dire, qua non c'è. In questo esempio, qua non c'è ancora un dizionario con, con le recensioni, no? Ma l'idea è prendersi quei dati, creare una nuova recensione e aggiungerla a quel dizionario che c'è, che, che nel vostro caso sarebbero, per dire, i post, no? Ve lo ricordate che c'è un, una lista con i dizionari di tipo post? Quindi, voi vi prendete questi dati, create un dizionario e l'aggiungete a quella lista lì. Se, allora, sì, bravo. Quindi se, se la pagina viene aggiornata, rimane ancora lì. Se poi voi fermate il server e lo fate ripartire, non si ricorda più di nulla. Quindi parte sempre con i 5 post che voi avevate definito nell'app. Com'è com che si risolve quello? Con il database. Con il database. Quindi, sì, eh, dicevo prima ai vostri colleghi che questo in realtà. Non è molto un'applicazione web, no? perché finora gira sul nostro computer e gira eh, specificando tutto in quel file Python che c'è lì come una lista, che non è molto realistico. Ma in realtà un'applicazione web funziona che da una parte, in un, in un server remoto, in un altro computer, gira il database e ci sono tantissimi utenti che fanno richieste verso quel database, okay? verso un unico database condiviso da tutti. Solo fino a quel punto l'applicazione diventa distribuita. Per ora stiamo imparando a fare, diciamo, tutto il, tutta la, la traccia sin dal, dalla parte front-end fino alla parte back-end. E poi settimana prossima aggiungiamo il, il, il database. E, ok, ma in realtà... Qua possiamo fare così. and crocus yeah okay Ok, quindi facciamo finta, sì, giusto per, per spiegare questa cosa, no? Facciamo finta che qua ci sono queste le nostre recensioni, no? Che a questo punto le vengono rappresentate come un elenco di dizionari. Questi, questo elenco cosa avrà? Un ID, un nome e cognome, una matricola e poi la recensione propriamente detta. Qual è lo scopo di, questo, di questa funzione qui, di, questo, di questa funzione che stiamo creando qua? Prenderci i dati che ci ha sottomesso un utente tramite un form, creare un dizionario e aggiungerlo a questo elenco qui. Ok, in questo modo, la nostra applicazione siamo stati in grado di aggiungere una nuova recensione alla nostra persistenza. Pensate a, questa, a queste recensioni: non come. come Diciamo il database definitivo, ma finora è questa la nostra persistenza: i dati che ci interessa salvare nella nostra applicazione. Okay? Quindi bene. Ve lo allora, ricordate che vi ho detto che ci sono delle validazioni che si fanno dalla parte front end, ma anche dalla parte back end? Quindi io, a me, conviene anche qua fare un qualcosa di questo tipo. O, diciamo, come dovrebbe essere implementato da questa parte, dovrebbe essere. Ok, cos'è che sto facendo qua? Sto facendo un'ulteriore validazione di, di, su, que, su quei dati che mi sono arrivati dal, dal front-end. Ok? Quindi anche qua controllo che quel nome e cognome non sia vuoto. Perché ha senso fare questa cosa se comunque dall'altra parte abbiamo già fatto la validazione? Sì, o perché... Boh, eh, diciamo non so se sapete Beh, cerco di spiegarvelo qua perché allora un modo per fare una chiamata a quel endpoint che abbiamo creato noi cioè a questo qua, a queste recensioni new è tramite la nostra applicazione, no? Tramite il nostro front end, cioè tramite il nostro sito. Ma c'è un altro modo di fare una chiamata a, quel, a, quel, a quella URL che c'è lì, che sarebbe tramite un qualcosa come questo, no? Quindi se io qua mettessi, che ne so, tipo, no, non so se funziona, ma se io mettessi qua questo indirizzo. Capito? Sto facendo la chiamata http. Non ne sto usando il mio sito per fare questa chiamata, ma la sto facendo da questo. Questo si chiama un cliente http. Qua io potrei mettere anche dei valori vuoti o sbagliati, è un altro modo di fare un attacco a un sito. Quindi magari c'è qualche hacker o qualcuno che non ne sta facendo la chiamata, diciamo, usando la nostra interfaccia grafica, ma la sta eh, facendo usando questa. Questa, questo cliente qua, nel cui caso lui potrebbe inviare qua dei dati sbagliati o dei dati vuoti o senza aver fatto tutti, tutti i controlli che facciamo noi nel front-end. No? Quindi per evitare che arribi, arrivino quei dati da un, altro, da un altro client e che siano sbagliati bisogna anche fare la, ehm, la verifica qua, sia questa ma anche quella su... Il pattern, sul fatto che sia un testo, sulla lunghezza, tutto questo si dovrebbe ripetere qua dalla parte server. Capito? Ottimo. Quindi facciamo... Quindi c'è il nome e cognome, matricola, cos'è nome e cognome, matricola e... Accensione, giusto? Ci sono tre campi solo, sì. Ok, e qua diciamo il, il senso di questo codice sarebbe cercare di verificare tutti i casi sotto i quali l'applicazione non funziona, vedere se c'è qualche inconsistenza, se c'è qualche cosa che non va con i dati che ci sono arrivati, nel cui caso se ci fosse eh, niente, fa, dà il messaggio di errore e poi fa... Redirecto, torna alla pagina che c'era prima senza fare niente, senza aggiungere niente. Ok? E questo qua sarebbe. la matricola. Ok, poi una volta abbiamo fatto questo, siamo arrivati qua, no? Se lui non è entrato da nessuno di questi if, quindi in teoria siamo arrivati qua. Cos'è che dobbiamo fare qui? Aggiungerlo al dizionario, che noi l'abbiamo chiamato recensioni, giusto? E com'è che si fa ad aggiungere un elemento ad una lista Python? Con append. E in questo caso cosa aggiungiamo? La recensione, no? che è la variabile in cui abbiamo messo il dizionario, in cui abbiamo messo i eh, sì, valori che ci sono arrivati dal form e che ci sono stati dati come dizionario. Guardate che questo form è da un immutable multi-dictionary. Dictionary, ok? Appunto, c'è quel problema lì, no? Che noi abbiamo detto che un nostro, una nostra recensione all'interno del, del nostro array, della nostra lista appena definita da noi, ha un campo che è l'ID. E qua, invece, non c'è nessun campo ID e non può esserci neanche, perché non è che lasciamo all'utente di scegliere un ID, perché non è l'utente chissà come gestire i nostri ID ok? Quindi, lì in quel caso, cosa dobbiamo fare? Aggiungere a questa recensione un campo ID, no? Aggiungere a questo dizionario un campo ID e quello, come si fa? Ehm... Questo è Python, eh? è uguale a e... è che faccio a prendere l'ultimo elemento di, un, di una lista di Python? Lo sapete per caso come si fa? Meno 1. Sì, quindi per questo che faccio meno 1. E poi a quell'ultimo elemento cosa gli chiedo? qual è l'id di quell'elemento lì e poi faccio più 1 ok cosa vuol dire questo vado a prendermi l'ultimo elemento gli chiedo a quell'ultimo elemento qual è il suo id e aggiungo 1 perché vuol dire che l'elemento che sto per aggiungere avrà quell'id dell'ultimo più 1 e quindi a questo punto, eh, questo qua sarà 2, nel nostro caso no? Perché guardate che qua questo qui ha l'id1, quindi noi aggiungiamo 1, eh, cioè questo, a questa recensione id abbiamo dato il valore 2, ok? Che ci va benissimo. Ehm. E poi... Ok, oltre a questo ID dobbiamo aggiungere qualcos'altro alla nostra recensione, no? Perché c'è. Ok, name, nome e cognome, matricola, recensione. Niente, adesso vediamo se funziona. <ride> Ah, ok, perché. Eh, sì, eh. Avete visto che ho diciamo, cercato di aprire questa, questa URL qua e mi butta method not allowed. Perché? Sì, perché quando noi facciamo quella chiamata dal browser è un get, no? E lui si aspetta un post. Ok, quindi questa recensione new, new non ha senso farla dal, dal browser. Dal browser facciamo questo GET che ci restituisce la pagina. E quindi vediamo. e quindi abbiamo sottomesso e ci butta questo errore qui. Perché ci dà questo errore qui? Perché questo dizionario, ve lo ricordate che vi ho detto che questo request.form è un dizionario, ma è un tipo di dizionario che è questo eh, un mutable dictionary, per cui non si può modificare, non si può cambiare. E noi qua quando stiamo aggiungendo a quel dizionario un campo ID e un valore a quell'ID, stiamo cercando di modificare quel dizionario e quindi non, non ci consente di fare quello. Com'è che si risolve questo problema aggiungendo questo to dict che come se ci facesse una copia di quel dizionario lì, ma una copia che si può modificare. Eh? Un'altra alternativa sarebbe creare da capo un dizionario, no? creare un dizionario vuoto e a quel dizionario vuoto iniziare ad aggiungere campo, a ca campo eh, ognuno dei campi. Ma in questo caso c'è quest'altra che è molto più semplice ma molto più pratica. Che dire allora prenditi quello e facciamolo diventare. Non facciamolo diventare, ma. Ce lo prendiamo come se fosse un dizionario che si può modificare, che non è più dictionary, ma un dictionary, ma un dizionario che si può modificare. E a questo punto siamo in grado di fare questa operazione qui. E basta, quindi dovrebbe funzionare. Torniamo dietro. Quindi lì sembra di aver funzionato perché non ci ha dato nessun errore, eh, tutte le validazioni erano giuste, ma per sapere se ha funzionato finora dobbiamo, dobbiamo venire qua e guardate io ho detto eh, qua di stamparci questo logger info con eh, le recensioni, no? con, con il nuovo dizionario guardate che. Nel dizionario adesso ci sono due elementi. C'è il primo che avevamo aggiunto come codice che era id1 fatto da me, che è questo qui, questo che c'è di default qui. Ma poi guardate, che c'è un, un, sec un secondo dizionario fatto su con la recensione fatta da Luigi De Russis, con questa matricola che ho messo nel form e con la recensione che ho scritto lì nel campo di testo. Ok. Questo cosa vuol dire? Che siamo stati in grado di prenderci quello che ci ha mandato l'utente dal form e aggiungerlo alla nostra persistenza. Che per ora la nostra persistenza è questo elenco, questa lista di dizionari. Ok? No, 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 perché comunque c'è il campo, quindi sì, no, non c'è problema con quello. Ehm. Poi guardate che diciamo, questa cosa che noi facciamo qui, eh, diciamo di calcolare manualmente l'ID per ogni recensione che viene creata, è un qualcosa che facciamo proprio qui, eh, in questo esempio piccolo, è perché sta girando tutto sul nostro computer e perché non sappiamo ancora come integrare il database. No? Perché pensate che in un sito reale, per dire Amazon, non è che viene calcolato lì sempre qual è stata l'ultima recensione che è stata fatta, aggiungi uno e crealo, perché magari allo stesso tempo stanno arrivando recensioni da una centinaia di utenti dappertutto, quindi non è che si calcola così. Com'è che si calcola o com'è che si gestisce in quel caso? Viene fatta la richiesta verso il database e è il database in autonomia che calcola l'ID e lo gestisce lui da solo ma non è un qualcosa che specifichiamo noi dal nostro backend, ma è, un qualcosa, è una responsabilità che lasciamo al database. Non so se avete fatto corsi di... sui database, ma c'è sì una proprietà lì, auto increment, e niente, gestisce, gestisce il database. Comunque lo vedremo più avanti. Sì. A volte conviene e che forse... Se... sì, ce la facciamo perché adesso vedremo come si può caricare un file no? e con i file ci serve che allora i file che vengono caricati qua eh, vengono salvati in una cartella e poi lo sapete che quando si salva un file in una, in una cartella nessun file può, può avere lo stesso nome non ci possono essere due file con lo stesso nome no? quindi lì quello ci, ci pone il, il, il challenge di capire come nominare i file in modo che non. quindi un'alternativa potrebbe essere il timestamp, no? che è il numero di millisecondi eh, nel momento in cui è stato salvato il file, e quindi lì per forza saranno sempre eh, diversi, no? perché non è, diciamo, è quasi impossibile che due file siano stati creati o salvati nello stesso millisecondo, okay? Quindi quella lì potrebbe essere un'alternativa. Mm ma solitamente nei database si fa sempre un numero che si incrementa perché è molto più facile da gestire anche ok mm. 嗯。Um Sto provando a creare, diciamo, un altro file HTML per, per mostrare lì le recensioni no, fatte dall'utente, perché finora boh, ve le faccio vedere lì in, in, sulla consola, ma eh, il modo giusto di farlo sarebbe farle vedere nell'HTML, che infatti sarà quello che dovete fare voi nel lab. e quindi vediamo come And... Um... Vediamo se funziona. Okay. Eh.

Bene, c'è qualcosa che non va con questo, ma niente, prima di finire, vediamo se ce la facciamo. Eh? Non c'è molto tempo, ma vi faccio solo vedere questo. No, volevo giusto farvi vedere questa qua. Ok, guardate che qua ho aggiunto un campo che è diverso dagli altri che non sappiamo ancora come gestire. Eh? Allora, quello che non ha funzionato, che ho provato a fare così molto di fretta, è quello di... Eh, creare un, una pagina per visualizzare, eh, per visualizzare le recensioni che ci sono, ma che voi sapete farlo perché è la stessa cosa che avete già fatto con, finora con Flask. Okay? Poi ci sarebbe un'altra cosa e che visto che voi provate a farlo, che è quello di caricare un file. No? Quindi in questo caso pensiamo che magari una recensione, ad una recensione sarebbe figo aggiungere un'immagine. No? In modo che se non ci è piaciuto qualcosa, o boh, che ne so, c'è qualcosa che si vogliono aumentare con il cibo, allora l'utente sia in grado di caricare una foto. Quindi c'è questo share file che ci fa scegliere una foto. Qua, come abbiamo visto prima, volendo a questo campo qui, si potrebbero aggiungere questi filtri no? per indicare il tipo di file che ci stiamo aspettando che in questo caso qua sarebbe eh, un file di tipo png o jpg questo dalla parte front end invece dalla parte back end com'è che, com che si gestisce il fatto che ci stia arrivando un'immagine? Qua bisogna fare una variabile e poi dire che dal request cioè dalla chiamata HTTP ci stiamo prendendo Ora, voi avete visto che qua ci prendevamo le cose che erano all'interno del form come campi, come valori, diciamo, semplici del form. Ok, qua c'è un altro modo per andare a prendere i files o eh, che non sono dati semplici, ma che eh, appunto, un'altra cosa eh, è un file. E quindi qua Specifichiamo che stiamo a prendere i files e com'è che faccio a distinguere il file perché pensate che magari in quel form eh, ci potrebbe chiedere di caricare diversi file, no? Qua nel nostro caso c'è uno solo che è la foto, ma pensate ad un altro, boh, che ne so, tipo quando sottomettete qualche ai bandi del Politecnico quando sommettete... o quando sottomettete anche qualche, qualche consegna, magari c'è più un file, no? Quindi qua com'è che andiamo ad individuare il file che, che dobbiamo prenderci tramite questo ID, sempre l'ID, quindi qua andiamo a dire foto. No, quindi dal request andiamo a prenderci i file e andiamo a scegliere di preciso quello che ha l'ID foto. E... Voi ditemi voi cosa sto facendo qui. lì cosa ho fatto? ho preso il file e poi ho detto di andare a salvare quel file dov'è che lo salviamo? In, questa, sì, in, questa, in questo indirizzo che noi specifichiamo qua che questo indirizzo dove si trova all'interno del nostro progetto no? Da dove è stata eseguita l'applicazione quindi sarà questa cartella static eh, vediamo un attimo se file for the request where the task is in existence and my type is applied ah Sì mi è mancato aspettate Ok, qua quando viene caricato un file bisogna aggiungere al form un altro eh, attributo che sarebbe questo qui, questo qui. Ok, siamo tornati all'HTML, al form e oltre i due attributi che avevamo messo sempre, che è action e method, Aggiungo questo enc type che per specificare boh, come si gestisce l'upload del file e per specificare che in quel form lì verrà caricato, verrà gestito non solo dei dati semplici come testo, ma anche un file che viene caricato. Eh. Quindi vediamo se avendo aggiunto questo, Okay. ok, a quanto pare è andata. E se fosse andata, cosa dovrebbe. Come sappiamo che, andata, eh, che siamo riusciti a caricare il file? Perché adesso qua su static, e eh, infatti c'è. Ok, quindi avete visto cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato un campo per caricare i file. E per aggiungere quel campo bisogna andare a eh, aggiungere un attributo eh, all'interno del form, oltre action e method. E, e poi niente, facciamo questo request files e foto.safe e, e, e qua dobbiamo specificare l'indirizzo o la cartella dove verrà caricato quel file che nome abbiamo usato per, per salvare quel file, il nome che aveva già il file per, per suo, no? che era questo intro.pdf, lì non l'abbiamo cambiato, se qua al posto di mettere questo foto.filename io avessi messo slide, qualsiasi cosa, nuovo file, lui avrebbe salvato quel, quel file con il nome che io specifico qua, specifico qua come, come parametro. Eh, per questo che è quello che mi chiedevi prima, no? un modo, perché pensate che se poi io cercassi di caricare lo stesso file o un file con lo stesso nome, crasha, no? perché non è che all'interno de della stessa cartella due file possono avere lo stesso nome. Quindi un modo per evitare che si ripeta il nome sarebbe usare qui un timestamp, no? che il, sono i millisecondi. Eh, sì, millisecondi eh, al momento in cui questo, in questo, questa funzione viene invocata. E a quel punto avrebbe sempre un nome diverso. Vediamo, facciamo la prova, eh. Qua da not found, ma qua non so se ci fa avere qualche errore. No, ma da quest questo 404 eh, sì, c'è qualcosa che non è andata al momento di creare quella recensione lì. E comunque guarda che non, non, non è in grado di, che ne so, tipo creare una copia o di... No, se, se non va con il nome, allora in quel caso non, non lo salva. È sorto. No, a quanto pare butta questo 404. Non... Ah no, aspetta, in realtà è questo 405. Sì, perché. Sì, perché prima salva e poi stampa questo qui. Vedi? E qua quello che stampa lo stampa bene. E poi pensate che ci manca ancora una cosa, no? Cosa ci manca? Cos'è che dobbiamo aggiornare? Perché qua abbiamo salvato la foto, ma sul nostro dizionario non c'è nessun, nessun legame, nessuna... non viene salvata la foto all'interno del dizionario, no? Quindi viene salvato il file all'interno della cartella. Ma non c'è modo di capire che quella foto corrisponde alla recensione che abbiamo appena creato, no? Lo carica come un file a caso, così. E quindi come si farebbe quello? O cosa dobbiamo fare? Aggiungere un campo alla recensione, no? Così come abbiamo fatto qui. E quindi recensione URL foto. Perché capite che qua questo campo non è propriamente la foto che c'è lì dentro, non, non è che c'è il file lì dentro quel campo. Quel campo cosa ci rappresenta? Dove andare a, tro a, a trovare la foto, a cercare la foto. Quindi in quel campo lì eh, lui avrà come valore static slash 00 intro PDF. Ok? Eh e questo lo prende con ehm. Ok, quindi guardate che, allora, i primi due rimangono come erano, perché comunque non avevano definito quel campo, quindi guardate che l'ID 1, nome e cognome Juan Pave, eh, eh, non, non ha quel campo lì di URL foto, neanche il secondo, nome e cognome, recensione, ah ok, no, è bene, e poi il secondo ha quel campo lì che si chiama URL foto, e guarda che lì ci ha salvato webarchitectures.pdf, ok? Cioè il nome del file. E quindi così come voi adesso ce la fate a far vedere sul sito una foto che ci è salvata, per dire, nella cartella static, perché questo l'avete già fatto con Flask, adesso cosa dovete fare nell'app? Che quella foto che ha, o che quella, quel post che ha creato l'utente, andare a prendere la foto e farla visualizzare lì sulla pagina, ok? E, ma oltre a questo, boh, niente, di, niente di che. Sì. sì, che in quel caso, come sarebbe? tipo un placeholder? Sì, ma... Sì, ci sono due alternative. Una potrebbe essere, essere se in quel dizionario lì, perché voi poi andate a fare il ciclo sui sugli elementi del, della lista, sui dizionari, no? Quindi se quello lì non ha specificato un campo per la url allora non inserite nulla, capito? Altrimenti andate ad inserire la foto. Sì, si capisce? Eh, quella potrebbe essere un'alternativa. L'altra potrebbe essere: se non hai specificato il campo allora eh, metti un'immagine un default, tipo un placeholder tipo user o image placeholder, altrimenti metti l'immagine che è specificata lì. Sì. E in quel caso, per dire se fosse anche opzionale, qua prima di fare questo: foto uguale request files photo, cosa dovreste fare? If. È diverso da vuoto allora facciamo tutto questo altrimenti non si fa nulla ma perché in quel caso non è obbligatorio se sappiamo che è obbligatorio però, diciamo, di... ah sì 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 ma, ma neanche perché se lasciate proprio se non mettete l'immagine ma comunque con bootstrap lo sapete che quello lì occupa per dire tre colonne quindi quelle tre colonne rimangono lì solo che vuote e diciamo tutto il testo dall'altra parte quindi, boh, volendo potrebbe... ma dipende, dipende da come ognuno l'ha fatta ehm, bene, quindi se non ci sono domande diciamo che possiamo, direi che possiamo lasciare qui e, e niente, ci vediamo giovedì in live. ah e poi quel video che, mi ha, ci hanno fatto, che ci hanno chiesto di farvi vedere ve lo giro su, su telegram e anche così per chi non è venuto qua oggi può anche vederlo su, a casa. Certo. Ok, e fermo questa.